Quando il buon cibo incontra la cultura, è lì che nasce Malazè. La notte della cucina dei semplici chiude la nona edizione della rassegna archeo-enogastronomica. È il castello ad Arco Felice ad ospitare la serata, realizzata grazie al contributo di ristoratori flegrei, Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei, le cantine dei Campi Flegrei, Ice Napoli, le associazioni Campi Flegrei a tavola e naturalmente la bottega dei Semplici Pensieri. Per il secondo anno consecutivo, l'ultimo appuntamento della rassegna è dedicato alla solidarietà. L'intero ricavato è andato infatti a beneficio della bottega dei Semplici Pensieri. Associazione che da diversi anni opera a fianco di famiglie che si trovano a dover sostenere ragazzi down o affetti da lievi disabilità mentali. Ragazzi che più difficilmente degli altri riescono a trovare una collocazione nel mondo del lavoro e ad integrarsi. A cucinare i ragazzi stessi della bottega, supervisionati dagli chef dei Campi Flegrei. E sempre i ragazzi hanno servito le pietanze agli ospiti della serata. Il sodalizio tra Rosario Mattera e Mariolina Trapanese nasce lo scorso anno, quando con la prima edizione della Notte della Cucina dei Semplici, l'incasso di 6.000 euro fu devoluto all'associazione per l'acquisto di una cucina professionale nella loro sede di Quarto. La bottega dei Semplici Pensieri ha intrapreso, anche grazie a Malazè, un cammino che porterà questi giovani ad acquisire delle competenze specifiche e favorire in questo modo l'aggregazione. La fattoria per noi è un luogo di appartenenza al territorio, che prevede sicuramente l'inserimento dei nostri ragazzi, che con il tempo acquisiranno ulteriori abilità, saranno affiancati sempre da tutor che permetteranno di arrivare a risultati sempre più raffinati. Ma nonostante quello che può essere la coltivazione di un campo che noi abbiamo voglia di fare, anche quello di creare dei momenti di integrazione in tutte le situazioni del territorio. Malazè è cultura, Malazè ha cercato non solo di proteggere quello che è dignitosamente giusto proteggere, che sono le bellezze del nostro territorio, i siti archeologici, la cultura enogastronomica che abbiamo su questo territorio, ma protegge, inserisce anche le persone che hanno più difficoltà in un'altra situazione di normalità. Un sodalizio che si rinnova, quello tra Malazè e la bottega, che sta molto a cuore al patron della rassegna, Rosario Mattera. Ma era quasi dovuto, dopo la bella esperienza dell'anno scorso, dopo aver conosciuto quelli dell'associazione con questa voglia di fare. Poi soprattutto quando si parla di beneficenza, sapere dove vanno i tuoi soldi, che cosa ci fanno, averli vicino. Ma è un modo per condividere con chi magari non ha la possibilità di come ho detto prima, vivere momenti belli, momenti liberi. Io li vedo questi ragazzi dopo un anno più felici dell'anno scorso, erano felici anche prima, forse adesso si sentono più importanti. Solidarietà ma anche tanto gusto. Ieri sera è stato possibile assaporare diversi prodotti locali, deliziosamente elaborati. Dalla cicerchia alla cozza, due prodotti slow food, alla frittura di alici del consorzio Cogeppa Buon Pescato Campano, alla mozzarella di bufala Campana Doc. Il tutto innaffiato da ottimo vino, Piedi Rosso e Falanghina, proveniente da 20 diverse cantine, tutte dei Campi Flegrei. Ora non rimane che aspettare la prossima edizione, che di certo ci riserverà grandi sorprese, considerato che il prossimo anno si festeggerà il decennale di Malazè. No, io non oso pensare in questo momento all'anno prossimo, sono felice, anche dispiaciuto per alcune cose, perché non tutto funziona sempre come dovrebbe, ma non per colpa nostra. Voi sapete, ormai ci conoscete, non siamo mai lamentati. Andiamo avanti per la nostra strada, riteniamo che questo è un progetto molto importante per il territorio, speriamo sempre di più di coinvolgere gli imprenditori, perché riteniamo che le nostre idee, se portate avanti dagli imprenditori, possono portare benessere al territorio e soprattutto finalmente parlare di occupazione. Ben venga la nave da crociera, apre, spero che possa essere da stimolo in un territorio che purtroppo è molto dormiente, ha bisogno di scosse, spero che almeno la nave da crociera possa essere un'esplosione. Io penso che il nostro debba un turismo diverso, però su questa cosa sono felice che il territorio è esposto, che l'amministrazione soprattutto ci crede, l'ho sempre detto, bisogna crederci. Se crede che questo sia un passo avanti, noi speriamo che lo sia, e l'anno prossimo speriamo di continuare con Malazè.